La Francia è rinomata per essere un paese dalla fortissima identità nazionale. Eppure i nostri cugini d'Oltralpe sembrano abituati a scippare qua e là ciò che più di bello hanno gli altri. La Gioconda di Leonardo è il quadro più visto al mondo, eppure si trova in Francia, ma al di là di rivendicazioni di questo tipo è in ambito calcistico che danno il meglio di sé. Un esempio lampante è stato al termine della semifinale contro la Germania, finita 2-0 per la nazionale allenata da Deschamps. I giocatori tutti, infatti, si sono riuniti sotto la curva, circondati da tifosi in festa e hanno esultato con il Geyser Sound. L'aca islandese è diventato virale sul web. Il canto vichingo, che prevede una coreografia con mani alzate a tempo e urla di liberazione e buon auspicio, è diventato il simbolo di questo Europeo 2016. La scelta dei Bleu di copiare spudoratamente il Geyser Sound ha fatto storcere il naso a più di qualche spettatore italiano ancora infastidito da quando i giocatori hanno ripreso il nostro coro, il famoso po 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 tormentone dei mondiali del 2006, tanto che sono fioccati su Twitter una valanga di cinguetti anti-Francia. C'è chi scrive: i Bleu festeggiano la vittoria con il Geyser Sound e adesso Victor Sgarbisson ha già organizzato il viaggio in Francia. Qualcun altro fa notare: pensavo che la Francia avesse identità da vendere, invece rubano senza vergogna. E ancora leggiamo: un altro motivo per tifare contro la Francia, copiano i cori da stadio. E ancora: ma la Francia esiste o è rimasta soltanto la bandiera? Sono senza identità.